Che cos'è la memoria? Che cosa significa ricordare e dimenticare? In che modo la dimenticanza può essere importante tanto quanto il ricordo? E in che cosa consiste il ricordo? E ancora, perché pensiamo che la memoria sia davvero così fondamentale per la costruzione della nostra identità personale? Di questo tema della memoria ci occuperemo oggi nel nostro approfondimento, come sempre raccontandovi e facendoci raccontare tante storie diverse, tante memorie che sono parte di una memoria collettiva, quella del nostro paese. Sarà, Gabriella, un viaggio attraverso ricordi personali che però, e lo vedremo nel corso della nostra puntata, raccontano anche momenti importanti della storia collettiva, della nostra storia recente. Ed anche i vostri ricordi possono raccontare avvenimenti importanti della vita del nostro paese. Per questo oggi vogliamo partire chiedendo subito il vostro contributo, come sempre, grazie all'apporto fondamentale della nostra Eugenia. Vi chiediamo qual è il ricordo più importante della vostra vita, quello che avete raccontato e raccontate più spesso a figli e nipoti. C'è un episodio in particolare della vostra vita legato ad un avvenimento della storia del nostro paese e c'è una storia di famiglia che vorreste proprio che non fosse dimenticata. Fatecelo sapere e se ne avete voglia condividetela con noi. Potete farlo telefonandoci al nostro numero verde 822 88 96. Troverete una segreteria telefonica e potete lasciare un messaggio oppure potete scrivere una mail, siamo noi @tv2000.it o ancora mandarci un tweet @siamonoitv2000 o venirci a trovare sulla nostra bacheca di Facebook. E partiamo subito con la nostra prima storia, la prima tappa in questo nostro lungo viaggio nella memoria, perché con noi c'è Giuseppina Pendenza, a cui do il benvenuto, ben arrivata. Grazie. Giuseppina, che pensate, lo scorso anno ha deciso di affidare la sua vita all'archivio diaristico nazionale che ha sede a Pieve di Santo Stefano in Toscana, tanto voluto dal collega Saverio Tutino, che dal 1984 raccoglie i diari, pensate, di oltre 7.000 italiani. Allora, signora Giuseppina, innanzitutto, no, ci spiega perché ha deciso di mettere per iscritto intanto i suoi ricordi e poi anche proprio di affidarli a un archivio? Beh, diciamo così, io ho sofferto molto, quindi mio marito era cagionevole di salute e quindi la maggior parte delle cose le dovevo fare io. Avevamo 4 figli e quindi sono cresciuti, hanno studiato, perché prima abbiamo sofferto tanto, senz'altro. E poi però siamo riusciti a mandarli a scuola, a dargli tutto quello che potevamo. E lei queste lotte ha voluto consegnarle alla memoria? Ho voluto consegnarle alla memoria, anche per dimostrare che nonostante la miseria, nonostante le difficoltà che... con tanta buona volontà si riesce magari a fare tante cose, che magari è impensabile pure. Mi sembra un lascito importante. Eh sì, poi la storia della signora Giuseppina è ricca di spunti. Cari amici telespettatori, aspettate lì incollati perché tra poco ci spiegherà qual è stata la sua vita e quali sono questi spunti così interessanti. Però io, grazie all'aiuto del professor Alberto Oliviero, docente di psicobiologia all'Università La Sapienza qui a Roma, attraverso il suo contributo vorrei capire innanzitutto il concetto di memoria, anche perché il professor Olivierio è autore di oltre 400 pubblicazioni, di cui molte dedicate appunto all'arte del ricordare e alla sua importanza. Allora, professor Olivierio, qui la signora Giuseppina, come dire, testimonia un fatto di grande importanza, io direi collettiva, perché affida ad un archivio la memoria e quindi la testimonianza di un'epoca. Allora io le chiedo innanzitutto, perché è così importante ricordare, fare come ha fatto la signora Giuseppina? Beh, ricorda la nostra identità, chiaramente, quindi noi siamo i nostri ricordi, in gran parte episodi della nostra vita, specie di spezzoni di fotografia che poi vengono man mano montate in un filmato, l'autobiografia appunto, che non soltanto dice a noi stessi chi siamo, ma dice anche agli altri chi eravamo, chi siamo stati, chi saremo e via dicendo. Quindi è un lavoro importante, infatti la perdita della memoria autobiografica è uno dei danni più gravi che si possono subire. Perché l'altra parte, il rovescio della medaglia del ricordare e il dimenticare. Certo. Lei ci spiega qual è il meccanismo che porta a dimenticare. Insomma, di cosa ci si dimentica e perché? Ma ci dimentichiamo delle cose indifferenti,
di una giornata tipo, anche di questa giornata, probabilmente ci ricorderemo alcune cose ed altre vengono, speriamo, passano nell'oblio. Speriamo un po' tutto. Che... Ma tutto però, tutto non si può, non si può ricordare, non so, i volti dei passeggeri dell'autobus che uno ha preso, no, quando è uscito di casa, eccetera. La puntata. Quindi è una forma, sì, cioè, no, certo, no, no, quello senz'altro non vuole essere assolutamente maleducato. Però, voglio dire, l'oblio è anche un meccanismo di salvaguardia della nostra mente, che ha delle enorme capacità di immagazzinamento dati, però anche queste, insomma, devono essere legate al significato che queste hanno, perché noi ricordiamo ciò che ha significato, ciò che colpisce dal punto di vista emotivo, ciò che rientra nella nostra personalità, nella rete di amicizie che abbiamo, nella storia più in generale. Professore Liverio, poi le chiederemo di intervenire a punteggiare tutte le storie che raccontiamo, ma entriamo nel vivo della storia di Giuseppina, perché Giuseppina, la storia della sua famiglia, si svolge a cavallo di due regioni, quella d'origine che è l'Abruzzo e poi il Lazio e Roma, dove lei si è trasferita da bambina e soprattutto da sola, ce lo dirà tra poco perché. Sì. Io però prima vorrei che lei ci raccontasse che cosa faceva in Abruzzo, come viveva la sua famiglia, quanti eravate, che difficoltà molti. C'erano, ricordiamo, era un periodo in cui in Europa c'era una guerra terribile. E infatti, questo lo ricordo benissimo, perché io stessa stavo in mezzo ai soldati, soldati, carri armati. Quanti eravate in famiglia? Noi eravamo sette figli. Sette figli? Sì. E i suoi genitori che cosa facevano? Il mio papà era contadino. Voi lo aiutavate nei campi? Sì, 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 noi andavamo tutti con lui. E chi raccoglieva le erbe, chi aiutava dietro... dietro papà che a seminare, per esempio, no? Io ero la più piccina, però ero quella più agile, diciamo così, quando dovevano mettersi i semi nei solchi, perché allora si zappava con la zappa, non è che c'erano gli strumenti che ci sono oggi. Quindi lei dava una mano? Io davo una mano, piccola piccola. Non c'era ovviamente tanta ricchezza, sono momenti no, difficili? No, no, si viveva veramente di poco. Ecco, a un certo punto però, per questioni economiche, proprio per dare una mano, no, alla famiglia, sì, lei che era piccina, a 12 anni, la chiamavano Prezzemolo, viene, chissà perché, si trasferisce a già, Roma. Già, come dire, testimonia, no? Che cosa la faceva? La vivacità della signora, sì, Giuseppe, sì, della signora che l'ha consentito poi di superare tante difficoltà, ma che cosa faceva a Roma a 12 anni? Io e soprattutto la quanto è stato difficile lontano la babysitter, perché era venuta una signora. Io avevo due sorelle più grandi di me e un fratello, e poi c'erano quelle piccole. E quindi questa signora diceva che aveva bisogno di una ragazza che badasse al bambino suo, il suo bambino. E lei, che era una bambina, andava... E io, siccome che le mie sorelle non vollero accettare questa cosa, io mi dissi, vengo io. Mia mamma diceva, ma no, ma tu sei troppo piccola, dove vai? E lei è andata? E io gli ho detto, no, no, vado. Infatti quella signora ha detto, ma non ti preoccupare, gli ha detto a mia madre. Tanto vieni con me, mi conosci. Giuseppina, ma quanto è stata dura per una bambina di 12 anni essere lontana dai genitori, dai fratelli, dai era uomini, triste. Non è sempre vissuta. Triste, sentivo una tale nostalgia incredibile che mi veniva un nodo alla gola col pensare a loro. Però ero sicura che quello che stavo facendo era giusto, perché loro avevano bisogno di quel soldino che ricavavano da questo mio lavoro. A un certo punto, a 19 anni, arriva un matrimonio per la verità organizzato, sì, combinato da suo papà, sì, con Riccardo. La sua vita a quel punto, Giuseppina, diventa più facile? No, molto più difficile. Molto più difficile, perché mio come marito... Come la capisco? Io non lo conoscevo molto, perché lui lavorava a Roma, dicevano, poi bisognava vedere se era la verità. E quindi mio papà diceva, beh, questo siccome che sta in città e sicuramente ha un lavoro, un bel lavoro, sicuramente sta bene, mezzi per non ti preoccupare. La famiglia. E invece poi così non è stato, perché lui non aveva mai lavorato, quindi non sapeva fare niente, niente sapeva fare. Quindi lei si è trovata... Io mi sono trovata situazione... in una difficoltà immensa. E poi dopo 9 mesi è nato il primo figlio. Ecco, signora Giuseppina, insomma, mi pare di capire che la povertà per lei non è stato un ricordo poi dimenticato, è stata una sorta di costante, no? Nel corso della sua vita, sì, nelle fasi diverse della sua vita. Allora, quel periodo, ci spieghi un po' come facevate a tirare avanti, visti i presupposti di cui lei ci parlava? Ma io adesso le racconto una cosina che fa ridere pure. No. Io mi sono sposata e non avevamo nulla.
proprio nulla. Però io dal mio lavoro avevo qualche soldino da parte. Bravo. E quindi non lo sapevano nemmeno i miei. Ho detto a lui, tu bisogna che parti e vai a lavorare, non si può vivere così, come mangiamo, come facciamo? Anzi, lui aveva pure dei debiti, immagini lei. E quindi mi avevano regalato 3 galline. Queste 3 galline poi sono diventate chiocce, così si chiamano, no? Sì. E ognuna ci ho messo 21 uova, no? Poi queste uova si sono aperte e sono nati tutti questi pulcini. In termini di 3 mesi avevo un sacco di pulcini, maschi e femmine. Poi i maschi li ho venduti e le femmine me le sono tenute. A quel punto, dopo un po', hanno incominciato a fare tante uova. E io il giovedì, con un canestro, andavo al mercato a vendere queste uova. È fantastica. E mi bastavano questi soldi. Ne sono bastati, sì. Perché sì, la signora Giuseppina, nonostante queste difficoltà enormi che abbiamo sentito, però usando la testa poi le soluzioni si trovano, ha cresciuto 4 splendidi figli. 4, non veramente. Solo li ha cresciuti, ma testardamente li ha fatti istruire e studiare, vero signora? Sì, sì, sì. Hanno studiato tutti. Sono il suo orgoglio i figli, eh? Sì, veramente sono una cosa eccezionale, non perché sono figli a me, però... Abbiate pazienza, voglio dire. Lo fa bene, fa bene. Hanno studiato tanto, eh? Sì. Si sono laureati, ecco. Si sono laureati, io lì volevo arrivare. Però purtroppo, nonostante questi successi, no, poi alla fine la vita riserva anche sorprese, lei lo sa bene, non certo positive, perché nella sua storia accade che suo marito a un certo punto si ammala di cancro, sì, e muore. Sì. A questo punto è diventata ancora più difficile o lei, come dire, il suo sistema l'aveva messo a punto per cui... Veramente io stavo tanto male, pure io stavo male, avevo gli attacchi di panico, però ero sola, perché i miei figli poi stavano tutti un po' lontani, per cui io ero sola a dover stare vicino a lui. Poi non voleva stare all'ospedale, quindi andava, faceva le visite e poi ritornava a casa. E a casa l'assistevo soltanto io, non stavo bene per niente. Poi dopo è morto, quando è morto che è successo? Che proprio immediatamente dopo ho cominciato a star male pure io. Mm. E il cancro mi è venuto pure a me, ecco, tanto per dirla tutta. Ed è riuscita a superare anche quello. Sì. Io sono ammiratissima, professor Oliverio, da Giuseppina, perché è una donna di grande forza, è una donna che non ha messo da parte e dimenticato anche i ricordi più negativi, no? Quello che magari qualcuno vorrebbe seppellire, ma si è fatta forza di quei ricordi come un monito per il futuro, per andare avanti. Anche in questo senso la memoria ha una funzione importante. Sì, senza dubbio. In qualche modo ci parla, insomma, delle varie fasi della nostra vita, delle difficoltà che abbiamo superato. In quel senso può darci anche fiducia, se le superiamo naturalmente. Però un aspetto importante, tant'è che lei ha voluto poi scrivere e affidare questa sua autobiografia, questa banca delle autobiografie, appunto, voluta da Totino. Penso che, beh, senza dubbio la personalità è importante, non è soltanto la memoria, cioè senza dubbio la signora ha una personalità forte da combattente, come si dice oggi, e questo l'ha aiutata. Io ero innamorata dei miei figli e quindi dovevo fare qualsiasi cosa. Perché ero? Lo è ancora? Sì, lo sono anche adesso. Molto. No, sennò i figli si preoccupano. No. Siamo il tempo presente. Infatti io vivo da sola, per cui... Ma io vedo una foto lì, dietro le mie spalle. Sì. Ci spieghi un po' chi sono? Questi sono... Io vedo lei e poi chi sono? Sono dunque mia figlia, la più piccola. Poi c'è quello vicino e il mio figlio più grande. E poi c'è mio genero. Poi ci sono io. Poi c'è mio figlio, quello che è venuto qui. E poi c'è l'altro figlio. Questi sono gemelli. Insomma, questo è il risultato famiglia. Dei suoi sforzi, signora Giuseppina. Sì, un applauso. Questo è il risultato di una vita di sacrifici. Sì, ma glielo riconoscono i suoi figli, tutto quello che ha fatto, sì, per sono loro. Bravissimi. Ne sono consapevoli, sì. Allora, quanti ricordi, quante emozioni indelebili ci ha lasciato qui la signora Giuseppina, ma poi ci sono anche le memorie che riaffiorano all'improvviso, quando meno te le aspetti, come accade quando arriva una cartolina dal fronte di guerra, e questo può portare alla memoria di chi la riceve eventi magari messi in un angolo del proprio cervello. Questa è l'incredibile storia di Anna Pasin, figlia di Ferruccio, che ha recuperato una lettera del padre spedita da un campo di prigionia nel novembre del 1943 è arrivata a destinazione.
attenzione, è arrivata a destinazione 72 anni dopo. Questa è la storia. Questa. Mio papà del 43, lo mandavano a prendere il treno perché doveva andare soldato, insomma, e invece era andato a prendere il treno, invece di andare a fare soldato per l'Italia è andato in prigionia in Germania. C'era un cappellano militare dentro, sempre internato con loro, e lui poteva andare fuori una volta ogni tanto a spedire queste lettere, queste cartoline. Questa cartolina è arrivata a Lancenigo di Villorba il 1943, da Pasin Pietro, papà di mio papà. Caro padre, per me non pensate che sto bene, non vedo l'ora di riabbracciarmi. Ferruccio. Questa lettera è arrivata del 5-11 del 43, partita dalla Germania, e qua è arrivata 2 settimane fa. L'hanno trovata su mercantino a San Zenone degli Ezzelini, sto cugino, che lui gli piace andare per mercantini, e le ha prese. Beh, sono messa a piangere, come se rivivere mio papà. Questa era tutta la sua famiglia, lui il più vecchio, e questo era quando era militare, che dopo è scoppiato la guerra, perché nel 40 era già... Tra prigionia e guerra ha fatto 10 anni. Nel 43 è stato l'armistizio. E allora chi che potevano scappare, potevano scappare. E lui si è appeso sotto il treno da Germania fino a Verona. E dopo da Verona è venuto a casa a piedi. Come è arrivato a casa, era verso le 9 alla sera, si è messo a gridare, sono arrivato, sono vivo. Tutti si sono fatti venuti in mezzo al cortile. Là si sono abbracciati, non lo riconosceva nessuno per un periodo sicuro di 4-5 anni, era sempre spaventato. Tante volte mi sogno anche la notte di essere insieme con mio papà per i campi, ricostruire tutto quello che mi ha detto, che mi ha raccontato, insomma, robe emozionanti. Professore Oliverio, che storia, no? Anna Pasin, lo abbiamo visto nel servizio, riceve questa cartolina del padre e piange. Nonostante abbia, insomma, trascorso una lunga vita accanto a suo padre, nonostante conosca le storie, il padre le ha raccontato dei campi, della prigionia, però quel ricordo è come se spalancasse, riaprisse le ferite, riporta tutto, tutto diventa attuale, si cala nel presente. Beh, senza dubbio, diciamo, a volte ci sono degli stimoli, appunto degli eventi che fanno precipitare i nostri ricordi, nel senso che riaprono, come qualcuno dice, le catarate del ricordo, insomma. Allora sono aspetti importanti che anche nella letteratura sono stati descritti, anche nella letteratura dei romanzi, da Proust in poi, insomma, l'idea Madeleine. Che sì, le famose Madeleine, il profumo di questi biscotti che riapre le porte dell'infanzia. Proust era anzi convinto che questo vincesse il tempo, nel senso che ricordare fosse un aspetto importante. Molte delle persone che appunto si soffermano sui loro ricordi in qualche modo hanno questo intendimento, anche se non evidente, non manifesto, cioè di riannodare i fili del passato, sì, e di rendersi conto del viaggio che hanno compiuto sino a quel momento. Eugenia. La signora Lucia, che ha 81 anni e si ricorda benissimo l'estate del 47. Nel 47 aveva su per giù 13 anni e lei quell'estate la ricorda perché l'ha passata interamente tutto il tempo a piangere. Suo papà era appena tornato dalla prigionia e dopo la terza media non voleva mandarla a scuola, ma la signora Lucia ha pianto talmente tanto per tutta l'estate che alla fine l'ha convinto e è andata a scuola. Complimenti alla signora Lucia e grazie per davvero. Il pensiero e il ricordo che ha voluto condividere con noi. Per presentarvi il prossimo ospite qui al tavolo di Siamo Noi, ricordiamo un po' la storia della televisione italiana, no? E lo facciamo con una clip, vediamo un po'. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi.
Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radio Televisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi, corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Cari amici, buonasera. Allora, benvenuto a Francesco Grazie. Rotondo. Una voce, quella che abbiamo sentito, un volto che lei ha qui, no? Impresso nella memoria, perché? Beh, perché è stato un personaggio centrale un po' della mia vita. Il maestro Manzi, naturalmente. Esatto, stiamo parlando di Alberto, sì. E quel programma in particolare è stato il primo contatto che ho avuto con Alberto. È vero che lei lo attendeva con trepidazione? Sì, quel programma? Sì, perché era nel Cosa pomeriggio. Cosa le piaceva? Beh, c'erano due fattori fondamentali, la sua capacità di disegnare che era fantastica e poi il personaggio era assolutamente con un carisma fantastico. Non ci perdeva una puntata. Beh, adesso proprio non me lo ricordo, però mi ricordo che comunque quello era l'orario un po' dedicato ai bambini, perché c'era la TV dei ragazzi, la TV dei bambini, prima c'era un telefilm fantastico, Rin Tin Tin, dove c'era il gesto del cane. Se vuole possiamo continuare a parlare per ore perché Rin Tin Tin, certo. Dopodiché lei poi cresce naturalmente, no? Sì, incomincia ad andare alla scuola elementare, i primi due anni li trascorre con una maestra, sì. Poi in terza elementare, se non sbaglio, succede qualcosa. Qualcosa di tragico, perché la mia maestra va in pensione, quindi io mi ritrovo in terza elementare con un maestro nuovo e la cosa mi ha destabilizzato. Al punto di avere un rifiuto, quindi tornare a casa, mia madre dire no, con questo non ci vengo più, non ci voglio andare, mi sta antipatico. In effetti non credo che fosse proprio così simpatico. Comunque, insomma, più che altro credo che fosse quel sopruso che io avevo inteso in quel modo del fatto che la mia maestra non ci fosse più. E quindi dopo tanto parlare... Un momento difficile, nel senso c'era questo rifiuto, insomma... di questo nuovo personaggio che andava ad occupare così tanto tempo nella mia vita. E poi? Poi è successo che mia madre andò a parlare con il direttore spiegando qual era la mia situazione. Il direttore, insomma, un giorno entra in classe, ci chiama fuori dalla classe a me, al maestro, rimaniamo per i corridoi della scuola elementare Frederic Bandiera, che è una scuola fantastica, un edificio con dei grandi corridoi, delle grandi altezze, insomma c'era tutto, sembrava un film proprio. Eravamo noi tre in questo corridoio da solo e il direttore mi diceva ma perché non ci vuoi più stare? Insomma mi si è a confronto diretto con il maestro. Questa cosa insomma creò una certa ansia in me, però poi alla fine insomma dopo un po' di esitazione confessai apertamente al direttore e al maestro che avevo lì davanti a me che io con questo non ci volevo più stare. E allora, dagli schermi televisivi, il suo ricordo da bambino diventa realtà. Ci spiega perché? Diventa realtà nel giro di qualche piano, perché mi dicono, vabbè, prendi la tua roba e al bidello, il direttore fece al bidello, portalo da Manzi. Io tutto pensavo, tranne che fosse quel Manzi della televisione. E Manzi stava una classe che era l'ultima classe, all'ultimo piano, in fondo all'ultimo corridoio, insomma cioè, ai confini proprio della realtà. C'era questa classe, è arrivato finalmente lì. Apre la porta davanti a lui. Ecco, fantastico. È emozionante questo, anche perché Massimiliano, lo sottolineo, la Fratelli Bandiera di Roma è stata nella mia scuola, quindi quei corridoi li conosco benissimo e si respirava il mito del maestro Manzi. Se lo trova di fronte ai confini della realtà, con che emozioni gli si è avvicinato? L'emozione c'era subito. Assolutamente anche da bendato, perché era il suono della sua voce quella la caratteristica più importante, e quindi sentire la sua voce mi ha fatto subito capire che stavo davanti a quel personaggio lì che avevo sempre visto. Che parole le ha rivolto il maestro Manzi, le prime parole che la prima parola mi ha detto come ti chiami? E lei? E io ho risposto col cognome perché ero un po' intimidito ed ero abituato a fare così. Lui si è un po' divertito di questo fatto, quindi ha detto no, ma io ti ho chiesto qual è il tuo nome, non il tuo cognome. Quindi io lì ho capito quanto fosse importante quel momento. E quanto fosse fortunato. Sì. Com'è stato essere suo alunno? Quali erano i suoi metodi? I suoi metodi erano tanti, tantissimi. Il suo metodo principale era quello di
di metterci in una situazione in cui per noi era tutto quanto bello, era tutto quanto un gioco, siamo cresciuti senza accorgercene, con dei valori fortissimi che li abbiamo assimilati, li abbiamo tenuti, almeno parlo per me, che li ho tenuti sempre dentro di me e tuttora sono ancora dentro di me. Il ricordo più bello che ha serbato di lui in quegli anni? Il ricordo più bello sono i suoi tantissimi, ma in particolare diciamo uno che poi li racchiude un po' tutti quanti, il suo insegnamento di essere sempre noi stessi, di essere sempre me stesso, di pensare sempre col mio cervello, che lui chiamava col vostro macinino, e quindi di far valere sempre questo privilegio che abbiamo. Lei ha due libri, ci due ha libri, portato, sì. Perché questi due libri? Perché sono gli unici che ho letto in vita mia, quindi sì, li tengo da parte. Uno di Alberto Manzi e l'altro pure sì, perché sono un po' monotematico. Ecco, lei praticamente una sola guida nella vita. Assolutamente, diciamo. Bisogna essere così. Allora, questo è il primo libro che ho letto in vita mia, ed è di Alberto, è Grog, Storia di un castoro, e è il primo libro che ho letto, ce lo fece leggere in classe, eccetera. Quest'altro è quello che lo regalò poi il maestro più in là, è stato il suo più grande Orzo Way, è stato un grande successo. Mi ricorda anche una sigla a proposito sì, gli Orizzonius, perché poi fecero un telefilm. Un telefilm, cioè, non canto per non no, l'età io perché insomma non è una caso. Sigla televisiva davvero, però questo è un libro veramente che è stato storico, perché sì, è stato il libro più tradotto dopo Pinocchio. Ma l'ha più visto qual è? Dopo io l'ho frequentato fino a che lui è rimasto a Roma, ci siamo sempre incrociati perché viveva, insomma, vivevamo nello stesso quartiere, perché tutti e due avevamo un cane da portare a spasso, il suo non era un cane, era un lupo, ovviamente si chiamava Grog. Allora, professor Oliverio, qui mi pare di capire che il processo di memoria, no, del nostro amico Francesco sia più o meno questo. Lui nella sua vita la sua memoria l'ha messa in uno scrigno, no, in una sorta di tesoretto che poi ha lasciato in un angolo del cervello, come fosse un tesoro inestimabile. E questo è un processo davvero molto molto interessante. Beh, senza dubbio, cioè uno, gli eventi positivi sì, sono estremamente importanti, anche perché tutto un sistema, no, di ricordi, di valori, di significati, tutto è allacciato nel nostro cervello, cioè il modo in cui guardiamo la realtà dipende dalle esperienze che abbiamo avuto e dal modo in cui le interpretiamo. E quindi l'infanzia, un'infanzia positiva, diciamo, accompagnata da un maestro saggio e capace, rappresenta un patrimonio su cui si costruisce il resto. Tutte le memorie, insomma, sono in qualche modo dipendenti da queste esperienze primarie. Allora, grazie a Giuseppina Pendenza, grazie anche a Francesco Rotondo, perché con loro abbiamo riportato in vita frammenti di vita di italiani che scompongono un mosaico che è anche il nostro. Seguiteci anche tra pochissimo, perché nel nostro approfondimento incontreremo una donna eccezionale, una piccola grande donna che ha contribuito davvero a scrivere la nostra storia, la storia dell'Italia repubblicana. Tra pochissimo! Ricordi personali che si intrecciano, lo abbiamo visto, in maniera indissolubile con la memoria collettiva del nostro paese. Insomma, è questo il viaggio che vi stiamo proponendo oggi qui a Siamo Noi. E la prossima storia che Gabriella sta per raccontarci è ricca di spunti e di memorie che sono poi l'ossatura dell'Italia democratica così come la conosciamo e che forse dovrebbe conservare del suo passato una memoria maggiore. A te, Gabriele. Grazie Massimiliano, allora benvenuta a Rachele Acquaviva Filippetto e soprattutto grazie perché è venuta qui a condividere questo importante pezzo della nostra storia. Insegnante, militante in Azione Cattolica, donna impegnata nel movimento femminile della Democrazia Cristiana dagli anni dell'occupazione tedesca fino al 1954, ma una passione politica che sopravvive anche oggi. Allora, i suoi ricordi, Rachele, personali si intrecciano davvero con la storia della nostra Repubblica, con la costruzione dell'Italia repubblicana, e io vorrei partire dal suo periodo scolastico. Lei frequentava il penultimo anno di scuola magistrale, il periodo è quello buio, tragico dell'occupazione tedesca, quindi quei 9 mesi dal settembre del 43 fino al giugno del 44. C'è un episodio che lei ricorda in particolare: un giorno entra la polizia fascista nella sua classe per portare via dei ragazzi ebrei. Sì,
due ragazzi ebrei che erano ancora frequentavano, non so, penso che fossero, erano di solito, cioè gli ebrei venivano esclusi dalle scuole italiane, però quei due evidentemente, non so per quale motivo, erano ancora lì, evidentemente perché dovevano finire la scuola. Niente, il preside chiamò la polizia fascista e questi entrarono dicendo, chiamando questi due e dicendo di seguirli. Che cosa è accaduto? Il professore è che faceva che, lezione vi ha detto qualcosa? Sì, uno di questi mi lasciò proprio i libri e disse, dalli a mamma, dice, io non credo che tornerò. Ecco. Lei ricorda cosa ha provato? Eh sì, un grande dolore, molto. Tutti provammo uno scossone perché ci sembrava che nella scuola queste cose non potessero succedere. Il clima era quello comunque, era un clima molto violento da questo punto di vista. Rachel, è stato questo episodio a spingerla, a convincerla, i semi già erano in lei, che occorreva non mollare, impegnarsi in prima persona per cambiare le cose? Sì, sì, non fu proprio questo, perché già c'era un cammino precedente. Appunto, come lei ha detto, dall'Azione Cattolica, noi avevamo, io, la mia parrocchia era Santa Maria in Aquila, Piazza Capranica, perché abitavamo lì nel vicino. Centro di Roma. E lì ci davano, oltre una istruzione molto severa da un punto di vista teologale, di interpretazione dei testi biblici, ma anche contemporaneamente una, diciamo, uno studio dei primi diciamo, spunti, la Rerum Novarum per esempio, della dottrina cattolica, cioè quelli venuti fuori, e ci spiegavano i motivi. E da lì in alcuni di noi nacque un desiderio di, siccome vivevamo in un momento particolarmente, diciamo, deprivato, ecco, da tutti i punti di vista, sia umano sia soprattutto di mancanza di libertà di muoversi e anche di parlare o di scrivere addirittura. E poi c'era, sì, anche c'è stato in quel periodo, sì, il mio papà, che era un antifascista, gli fu ritirata la licenza, per lui aveva un negozio di tessuti e lui facemmo la fame, oltre la fame che già c'era, insomma. Quindi tutto questo l'ha spinta a impegnarsi, sì, per la giustizia e per, cioè, questi valori compromessi. Provare a pensare di fare qualche cosa. Tra i primi impegni concreti, lei appunto, che frequentava questo gruppo di Azione Cattolica nella parrocchia, a un certo punto si iscrive alla Commissione Pontificia di Assistenza. Sì, ecco, che cosa facevate esattamente? Sì. Lì c'era un edificio nei pressi, sì, di Piazza Navona. Piazza, a Palazzo Braschi, a Corso Vittorio. Lì avevano rifugiato tutti quelli che venivano dalle zone di guerra vicine, i castelli romani. Sì. Perché c'era già stato, sì, c'erano già gli americani ad Anzio, che poi faticavano a venire avanti, e questi furono sfollati e quindi alloggiavano lì in queste grandi sale che avevano visto ben altre scene. E noi, un gruppo di noi, andò lì, credo proprio, sì, un'organizzazione, era, non so come si chiamava, l'URRA mi pare si chiamasse. A comunque dare proprio una mano? Sì, 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 a dare una mano, ad accudire queste aiutarli, persone. Sì. Portare cose no, perché non ce ne avevamo neanche ufficialmente, diciamo, però aiutarli a sopravvivere, fare un po' di lezione ai bambini che stavano lì senza la scuola. Portavate, sì, alle donne, supporto soprattutto spirituale, sì, sostegno. Sì, sì, sì. E andavamo regolarmente 2 o 3 volte alla settimana. Ecco, tra le persone che incontra in quel periodo, anche appunto in queste occasioni di impegno concreto, ma insomma non solo, ce n'è stata una che ha avuto un ruolo importante, sì, nella vostra vita, in quella sua e in quella di alcune compagne, sì, sì, di, sì, scuola. Era una maestra, la signora Maraglio, insegnante, sì, di religione. Sì, sì, molto interessante. Era una persona che ci preparava sempre nel programma scolastico della scuola, anche lei sul tono dell'impegno cristiano per una ricerca di libertà, di maggiore libertà, libertà a cui avevamo diciamo diritto e che ci veniva tolta in quel tempo, senza indicarci come, ma insomma ognuno di noi capì perfettamente in che situazione ci trovavamo allora. Aveva contribuito a seminare in queste giovani donne un desiderio di libertà, di riscatto, sì, 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 per tutto il paese. E insomma la signora Maraglio ha avuto un ruolo che ha pesato anche, sì, nella sua vita, perché poi a Liberazione avvenuta, a un certo punto la introduce a Palazzo Cenci, a Piazza del Gesù, e così lei, che aveva 18 anni, il 1° ottobre del 1945 varca l'ingresso della sede della
Democrazia Cristiana. E che cosa trova entrando lì? Trovavamo intanto un gran disordine, perché era un palazzo disabitato da tanto, quindi dovemmo contribuire a pulire e poi a dividere questi grandi spazi di questo palazzo cinquecentesco in varie, diciamo, stanze. Una di queste stanze fu data a questo gruppo di donne che cominciavano questa azione. Stiamo vedendo delle immagini bellissime. Sì. Questa è lei? Sì, questa sono io che faccio elenchi. Sì, perché dovevamo fare vedere il pennino, addirittura ancora si intingeva nell'inchiostro, non c'erano ancora le velo. Sì, colpisce l'espressione felice? Sì, 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 molto, molto felice. Perché cominciamo a fare una. C'era specie... il movimento femminile lì, sì, della Democrazia Cristiana. Fu creata, fu nominata la prima delegata nazionale del movimento femminile, che ancora non esisteva, dovevamo ricostruirlo, e fu nominata dalla direzione del partito, le prime riunioni che facevano. Rachele, allora ricordiamolo, no? Perché non è per niente scontato, questi sono gli anni in cui finalmente le donne ottengono il, sì, voto, proprio quest'anno dal 45. 70 anni, no, del, sì, suffragio, sì, universale in Italia. Che clima si respirava, no? Non solo lì dentro, ma insomma intorno alle donne? Che cosa si aspettavano queste donne? Chi erano? Che contributo erano pronte a dare e stavano dando? Un contributo umano, molto pratico, diciamo, di ricostruzione, di aiutare a ricostruire questi loro paesi, queste loro città così distrutte da tanti, non solo dai bombardamenti ma dalla guerra proprio e dall'assenza dei mariti, soprattutto degli uomini di casa, per cui loro fin dalla guerra avevano dovuto già prendere in mano un po' la situazione, diciamo, di sopravvivenza, e proprio su queste noi facevamo presa, nel senso di recepire questo loro desiderio. Erano donne poi di tanti ceti diversi, di tante provenienze, di tutti i tipi, donne dalle contadine alle laureate già, quindi persone che avevano, però tutte insieme, almeno quelle che noi cercavamo di raggiungere per impegnarle per una prossima, diciamo, fede politica realizzata nelle votazioni. Un movimento femminile attivissimo, impegnato proprio nella costruzione della classe dirigente del futuro, e in queste fasi ha occasione di incontrare, di avvicinare e di ascoltare Alcide De Gasperi, padre, insomma, della, sì, nostra, sì, sì, Costituzione, della nostra Italia repubblicana. Se lo ricorda il primo discorso che ha ascoltato, l'impressione che, sì, produsse in lei? Sì, sì, molto. Eccolo De Gasperi. Sì, molto forte, ecco, lui seguiva questo filone ideale che giustamente sulle donne faceva, su tutti faceva molto, molta presa in quel tempo, ma soprattutto stimolava diciamo, un'azione politica, fondata sul servizio, ecco, e non su, non su nient'altro. E questa cosa un po' perché è una virtù femminile, un pochino questa qui, quello di aiutare a crescere, ad andare avanti nonostante tutto. E lui, oltre ai temi politici, naturalmente trattò anche questi temi particolari, femminili, diciamo. Con questi temi, insomma, lei si avvicina a Alcide De Gasperi. In realtà poi questa conoscenza l'ha potuta approfondire perché per diversi mesi lei fu prestata, diciamo, dal movimento femminile alla segreteria proprio di De Gasperi, sì, e qui, insomma, lo conobbe più da vicino, sì, sì. Visse anche un momento particolare, insomma, quella vigilia dello storico viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, e siamo, sì, nel 1947. Sì, sì, sì. Se lo ricorda, qui c'è un molto, aneddoto divertente, sì, sì, sulla, sì, preparazione, sì, di questo viaggio. Sì, oddio, c'erano persone che stavano più vicine a lui, io ero soltanto una ragazza che doveva mettere un po' d'ordine in queste carte, perché lui era molto, sì, un po' disordinato, diciamo, ecco, e quindi non trovava, nei vari impegni che aveva, non trovava la cartina giusta per andare magari in consiglio, sì, nella direzione del partito, eccetera. E quindi avevo queste, e stavo con una tavolo e sedia vicino a lui, insomma, c'era un grande sala dove lui stava, e così, sì. Ecco, questa, e poi quando stava per privata, partire negli Stati Uniti? Sì, sì, io e Maria Romana, la sua figliola più grande, le dicevamo, dice, guarda, devi assolutamente cambiare vestito, ma lui non voleva. Lui era un uomo sobrio, non, sì, voleva, sì, fare, sì, questo. Ma dice, ma va ancora bene, se va bene per qui, va bene anche per... E dovevamo insistere molto. Ci siete riusciti alla fine? Ci siamo riusciti, sì, abbiamo detto in prova e poi dopo...
Il buon senso femminile. Sì, sì. Allora, in vista delle elezioni politiche del 18 aprile del 1948 si svolgono tanti incontri preparatori dei futuri lavori parlamentari in cui si approfondiscono temi importanti, dalla riforma della scuola al diritto della famiglia, ma anche insomma si discute il progetto di legge per l'abolizione delle case di tolleranza, la futura legge Merlin. E lei si trova, e anche questo è un aneddoto che vorremmo che condividesse con noi, in presenza proprio durante una di queste discussioni delle delegate poi la costituente, la socialista, perché poi il metodo era quello che noi oggi chiameremo un metodo trasversale, quindi da un lato c'era la socialista Lina Merlin, dall'altro c'era Maria Iervolino, madre della futura ministra Rosa Russo. Che era la delegata nazionale. Ecco, che era delegata anche lei per la Democrazia Cristiana. Che cosa successe in quell'occasione? Lei successe era che le riunioni furono moltissime, perché poi la legge Merlin è del 52, quindi cominciarono molto presto, prima ancora del 48. E le riunioni avvenivano nello studio dell'onorevole Iervolino. E tutte quante, c'erano le comuniste, c'era Montagnana, c'erano altri, e venivano lì, io facevo il verbale come si fa di solito a mano, naturalmente. E lì successe che la discussione fu abbastanza, diciamo, particolare, ecco, la signora Merlin scendeva in particolare di che cosa realmente queste donne facevano. E allora mi ricordo che la signora Irvulino dice: no, Rachele adesso esce perché è troppo giovane per sentire. Lei mi prese per mano e dice: no, Rachele resta perché deve anche lei ascoltare. È importante che capisca di che si tratta. Farsi un'idea di quello che stiamo facendo. Erano donne che volevano crescere. Sì, questo sì, fu un episodio, diciamo, banale anche. Però dice lunga sul clima, ma dice anche soprattutto della unità nel fare una cosa insieme, ecco, senza pregiudizi di nessun genere proprio. E questo era anche questo una. Erano donne di appartenenze politiche diverse che avvertivano l'urgenza di cambiare il paese. Unite in questo specifico, diciamo. Faccio un salto, la sua storia è così bella che vorremmo percorrerla tutta, noi ci auguriamo che la metta per iscritto, e salto al 1954, quando sposa Gino Filippetto, ex partigiano, la sua brigata era quella di Cesare Battisti, e dunque incrocia il percorso di Tina Anselmi, anche lei partigiana, e fu Tina Anselmi a presentarle il suo futuro marito. Sì, sì, perché lei era la staffetta di questo gruppo che mio marito presiedeva, diciamo, giovanissimi anche lui, sì, anche quello, una bella storia. Comunque mi presenta questo ragazzo che veniva a Roma dal Veneto per occupare un posto alla Camera dei Deputati, chiamato dal professor Lazzati, dall'onorevole Lazzati, che allora era presidente del gruppo. E poi da lì nacque poi tutto il resto. Io frequentavo l'università in quel tempo, lui mi aiutava, insomma. Ed è nato un amore fatto anche di comunanza di valori, di ideali, molto, di visione molto, del futuro. Molto, sì, sì. Un marito, pensate, 4 figli, 30 anni di insegnamento, se non sbaglio, alle elementari, l'impegno politico, il volontariato che dura tuttora, mi verrebbe da dirle come ha fatto, ma non è questa la domanda che le farò. Vorrei chiederle qual è, secondo lei, la lezione più importante che la vita le ha insegnato e quella che sarebbe altrettanto importante trasmettere ai giovani, che i giovani non dimenticassero. Sì, quello di non dimenticare il passato anche, conoscerlo il passato, e soprattutto quello di servire la vita in tutte le sue accezioni, politica, sociali, musica, tutto, famiglia, cioè aiutare la vita ad andare avanti. E la vita poi, nonostante tutti qualche tradimento che poi c'è, ripaga. Io ringrazio veramente tantissimo Rachele Acquaviva Filippetto perché ci ha aiutato a riappropriarci con orgoglio di un pezzo della nostra storia. Grazie, grazie a voi. Professor Oliverio, applauso meritatissimo. È una storia, quella che ci ha raccontato la signora Rachele, ricca di aneddoti, di particolari che coinvolgono noi tutti. Insomma, oggi possiamo sentirci a depositari di un pezzo di storia civile. Su questo mi sembra che ci siano pochi dubbi. Le chiedo come si forma quella che comunemente chiamiamo memoria collettiva. La memoria collettiva, anche attraverso queste testimonianze. Senza dubbio, sono gli eventi che abbiamo vissuto insieme, che ci hanno impressionato nel bene o nel male, naturalmente, che hanno lasciato una forte traccia emotiva, che oggi attraverso i media hanno una maggiore carica d'ingresso, nel senso che noi siamo molto sensibili alle immagini, quindi vedere le immagini, che ne so, di una strage, delle torri gemelle che vengono distrutte dagli aerei, o anche delle immagini positive, insomma,
per carità, certo. In qualche modo fanno parte di una condivisione e quindi appunto di una memoria collettiva vera e propria che, giustamente diceva la signora, in qualche modo va riallacciata attraverso le testimonianze delle persone che appunto ci dicono com'era la realtà per loro. Riallacciata e coltivata, io aggiungerei. Senza dubbio. E coltivare la memoria è anche uno degli obiettivi del progetto Incontro con la Storia, che docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Giardino di Orzivecchi, siamo in provincia di Brescia, hanno voluto per i propri studenti. E il nostro Rosario Sardella, eccezionalmente, è tornato fra i banchi di scuola. Sentiamo un po'. Facciamo il nostro progetto di storia che riguarda proprio la testimonianza diretta di chi ha vissuto determinati periodi storici. Il 10 di marzo sapete che abbiamo l'incontro con due partigiane. Storia nasce circa una decina di anni fa dall'esigenza di mettere a contatto gli alunni proprio con chi ha vissuto l'ultimo periodo storico che va dagli anni 40 sino praticamente agli anni 80. Trovarsi davanti queste donne che hanno combattuto comunque in guerra mi suscita delle emozioni, perché attraverso testimonianze dirette noi possiamo capire cosa loro abbiano provato. Ci dà molto più il senso di realtà e è quasi un provare quelle emozioni lì assieme a chi ce la racconta. È stimolante per noi giovani. Quando noi abbiamo incontrato Mario Milani, che è il presidente dell'associazione vittime della strage di Piazza della Loggia, e abbiamo fatto il nostro cortometraggio, e abbiamo proprio chiesto a Milani di far uscire il loro dolore personale. Mario Milani, quando attraverso l'incontro che abbiamo fatto con lui, continuava a raccontarci di questo sogno che ogni notte ritorna, questo sogno in cui sua moglie è morta nella strage di Piazza Loggia del 28 maggio, è stato qualcosa per lui di veramente scioccante. Come vedi, riusciamo ad ottenere tantissimi attestati di merito. Qua vediamo la nostra Sara che è stata il 9 maggio 2015 al Senato della Repubblica. Appena entrata, il rosso del Senato è stato sicuramente un colore che mi ha attratto molto. Quando mi ha stretto la mano Mattarella e mi ha fatto anche lui le congratulazioni, mi sono sentita molto importante. Il mio tono di voce è cambiato durante un passaggio cruciale del mio discorso. Da ragazza diciottenne che crede ancora nella verità, mi sono rivolta al Presidente della Repubblica, ma a tutti i ministri, facendo un appello. Abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di giustizia, non solo per strage di Piazza della Loggia, ma anche per tutte quelle stragi che credono ancora nella verità e che hanno bisogno di verità e giustizia. Ha sentito cosa lascia ai ragazzi? Mario Milani è qui. Mario Milani è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Piazza della Loggia, ne parleremo. È presidente anche della Casa della Memoria nata a Brescia. Lei lì a Orzivecchi, lo si è capito, è di casa. Però non so che effetto le ha fatto sentire quei ragazzi spiegare cosa lascia nella loro memoria. Beh, è stata una bella conferma di una teoria, diciamo così, che cerco di praticare in questi anni, e cioè che il testimoniare è una sorta di racconto che serve a lasciare aperta la lezione della storia. Tu non hai, quando hai finito di incontrare questi ragazzi, immediato riscontro dell'effetto, al di là del momento magari emotivo in molti casi, che tu lasci. Però ho sempre pensato che lasci una sedimentazione, che col tempo cresce, può svilupparsi, e questa mi pare che sia stata una importante conferma di tutto ciò.
Quindi il risultato che lei ottiene è il risultato finale di un percorso che nasce tragicamente, no? L'abbiamo sentito anche nel servizio. Nasce il 28 maggio del 1974, siamo a Piazza della Loggia, lei in quel momento, in quella piazza, si trova per una manifestazione antifascista ed è lei lì con sua moglie Livia, che all'epoca aveva appena 32 anni. Poi la vita è fatta di particolari, no? Io ho letto la sua scheda, percorre Piazza della Loggia, un amico la ferma per un'informazione, altri suoi amici con sua moglie si allontanano di 3-4 metri, lei li guarda per un'ultima volta e non immagina mai che sarebbe stata l'ultima. Come cambia la sua vita in pochi secondi? Beh, cambia radicalmente, ma direi che te ne accorgi immediatamente. Ciò che immediatamente cerchi di capire è di, o meglio, ciò che ti accorgi è quello di respingere il fatto. Io la prima reazione che ho avuto è stata quella di non pensare ad una bomba, ma ad un petardo. Come proprio se cercassi di dire non è vero che è successo quello che in realtà sapevo che era successo. È stato un atteggiamento di difesa. Ci è voluto del tempo per cogliere tutto questo. E il primo momento lo troverò quando arriverò in ospedale, dove mi diranno: guardi che lei è morta, io non so ancora bene il perché. Le dissi: mi faccia una cortesia, le pulisca il viso. Ecco, era questa necessità del pulire che sembrava anch'essa un gesto che ritardasse ciò, la consapevolezza di ciò che era avvenuto. Le dicono che sua moglie è morta, che anche i suoi amici purtroppo hanno fatto la stessa fine. Lei reagisce come ci ha spiegato, però fa un'altra cosa. Torna in quella piazza, torna a Piazza della Loggia, lì a Brescia, e io le chiedo perché lo fa. Beh, l'obitorio era una sorta di, come dire, di separazione rispetto all'esterno. Quei corpi che avevo conosciuto così vivi fino alla sera prima, quando avevamo cenato tutti insieme, non mi parlavano più, sembravano quasi un elemento di estraneità. Avevo bisogno invece di rendermi consapevole fino in fondo di ciò che era accaduto. E allora ritorno in piazza. E cosa trovo in quella piazza? E in piazza avverrà un avvenimento straordinario. La piazza è piena e con una certa sorpresa mi riconosco come mai sei ritornato qui. Però nello stesso tempo la piazza si apre, quasi il manto di una madre che ti accoglie ed esprime una straordinaria solidarietà umana, molto importante in quel momento. Ci sono state delle mamme che me ne hanno portato i bambini, quasi a dire la vita deve continuare, deve riprendere, loro adesso contano. Però nello stesso tempo mi dice anche un'altra cosa decisiva, a mio avviso. E cioè mi dice questa piazza, queste persone, mi dicono guarda che tu sei stato colpito in maniera pesantissima, indiscutibilmente così, ma anche noi siamo stati colpiti. Questo fatto non è un fatto soltanto tuo, un fatto privato, è un fatto di tutti, riguarda la nostra modo di essere, la nostra convivenza civile e riguarda soprattutto le ragioni per cui eravamo questa mattina in piazza tutti insieme a dire no alla violenza. E lei questo ragionamento, come dire, come fanno i suoi ragazzi, no? Lì all'Orzivecchi, alla Giardino, lei lo sedimenta questo pensiero e dopo aver ripetuto parecchie volte, chissà quante volte lo avrà fatto, perché mia moglie e non io, lei mette a disposizione la sua memoria, il suo dolore personale per far crescere la memoria collettiva. Come lo fa? Sì, io credo, come dicevate voi prima, che se il ricordo è quello che è successo e ciò che ti è successo, la memoria è un insieme di fatti. È in modo particolare una sorta di pratica democratica che si basa sul saper guardare e accettare i vari punti di vista. È una sorta di risultato delle pluralità. E questo elemento, questa pratica, come dire, questa pratica democratica presuppone da parte di tutti l'assunzione di responsabilità
rispetto a quei fatti, rispetto a capirli, rispetto soprattutto a chiederci il perché è accaduto. E allora questi elementi, assieme al senso e la ricerca della giustizia, diventano, come dire, sono gli elementi fondamentali per costruire una memoria che è bene pubblico, dentro il quale ritrovarti, ma anche ritrovarci tutti insieme. Lei è talmente convinto che nel 2000 contribuisce personalmente a fondare la Casa della Memoria. Che cos'è? La Casa della Memoria è un centro di documentazione sulla strage di Piazza della Loggia, ma sul terrorismo e le stragi di quegli anni. È importante per due ragioni. Innanzitutto noi usciamo dalla dimensione dell'associazione delle vittime e diventiamo un'altra cosa. Diventando Casa della Memoria, assieme alle istituzioni, diventiamo un punto di riferimento entro il quale costruire una memoria pubblica. Quindi significa raccogliere i materiali, studiarli, fare seminari, convegni, eccetera, eccetera. Cioè sviluppare questa pratica che deve portarci soprattutto a capire perché è avvenuto e qual è il senso di quello accaduto. E dentro questo la memoria diventa una memoria viva. La Casa della Memoria e poi, come abbiamo detto in apertura, il lavoro che lei fa nelle scuole. Abbiamo visto come reagiscono i ragazzi, quelli più grandicelli, no? Grande soddisfazione, ce lo diceva prima, ma i più piccoli, quando ascoltano queste storie di prima mano da chi le ha vissute, cosa le dicono? Ma guardi, quando io vado nelle scuole elementari è uno dei momenti più importanti e più belli, devo dire, perché ti confronti con la sincerità limpida dei bambini, i quali vogliono capire da te tutti gli aspetti personali, come hai reagito, come ti senti. Hanno bisogno quasi di incontrare non tanto il testimone, quanto un pezzo di una storia, di una vita, che è stata vita violenta, ma dentro la quale devi sapergli anche far comprendere che quella storia violenta aveva lo scopo di distruggere la gioiosità del vivere. Ecco, i bambini in modo particolare questi elementi li sanno raccogliere. Professore Oliverio, noi abbiamo ascoltato, no, il perché Manlio a un certo punto decide di fare questo percorso, che è un po' lo stesso percorso che hanno fatto poi i testimoni della Shoah, no? Uh-huh. Che dopo un primo momento in cui decidono di non parlare perché era troppo violento l'orrore che avevano visto, lo fanno, e lo fanno per i motivi di Manlio, è così? Sì, direi di sì. Anzitutto sono restato molto colpito dalla sua testimonianza perché, data l'età che ho, visto, sentito, letto infinite volte sulla strage di Piazza della Loggia, però sentire la testimonianza in diretta, sia pure con poche parole, diciamo una presa più forte di quanto non sia la conoscenza pure semplice. Quindi penso che appunto dal punto di vista didattico questa trasmissione diretta della memoria, della cultura, abbia un notevole impatto sui giovani e anche sui meno giovani come sono io, insomma, quindi siamo fatti così, diciamo. Conto è leggere, un conto è, diciamo, vedere in via mediatica, e un conto è ascoltare e sentire, diciamo, anche la commozione, sì, che vibra in queste testimonianze. Questo è un aspetto fondamentale, insomma, della trasmissione delle memorie condivise, e penso che questo atteggiamento, direi quasi illuministico, insomma, che ha questo Museo della Memoria, sia un servizio fondamentale. Manlio, voglio tornare da lei per un'ultima domanda, no, di questo approfondimento. Dalla strage di Piazza della Loggia al 22 luglio del 2015, che è la data della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano, con cui sono stati condannati all'ergastolo i due neofascisti ritenuti i mandanti di quell'attentato, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Ecco, sono passati 41 anni, ci sono voluti 15 processi, giustizia è stata fatta? Diciamo che giustizia è stata parzialmente raggiunta. Quest'ultima sentenza, che viene circa 42 anni dopo, ci dice indubbiamente alcuni elementi importanti. Ci dice intanto che abbiamo un mandante delle stragi, riconducibile a Ordine Nuovo Veneno e quindi all'area delle versioni di destra. Ci dice attraverso Carlo Maria Maggi, sì, che quello che è stato condannato all'ergastolo. Ci dice attraverso la figura di Maurizio Tramonte dell'intreccio tra le ragioni della strage e le ragioni dell'impunità.
Maurizio Tramonte, condannato all'ergastolo, era un referente degli uomini dei servizi segreti italiani. Ed è questo intreccio che noi dobbiamo saper cogliere in tutta la sua drammaticità, perché questa è una sentenza che ci parla, che ci dice qualcosa del passato, ma ci parla ancora dell'oggi, cioè ci parla dei meccanismi che riguardano la nostra democrazia. Nello stesso tempo ci dice altre due cose: il valore del non abbandonare mai la lotta per la ricerca della verità. Rispettando le regole, noi dobbiamo sapere esaltare il valore e l'importanza della democrazia. E dall'altro lato ci dice anche questa sentenza che finalmente quelle le 8 persone che sono morte in Piazza della Loggia oggi hanno un luogo finalmente in cui poter riposare. E a noi resta che cosa? Resta di non dimenticare le ragioni per cui sono morti. Grazie Maglio, grazie per la sua testimonianza e per quello che fa ogni giorno nelle scuole del nostro paese. Grazie naturalmente anche al professor Oliverio che ci ha condotto in questo lungo viaggio nella memoria personale e in quella collettiva. Restate con noi perché subito dopo la pubblicità torna qui in studio l'Albero del Bene Comune, oggi protagonista una donna che ha deciso di creare ricchezza da un materiale considerato da tutti poco utilizzabile. Vedremo il perché, qui siamo noi. We'll be right back.